Prenderà il via a partire da lunedì 5 agosto il nuovo servizio di bike sharing che interesserà diversi comuni del Teramano e del Chietino. L'iniziativa, finanziata con fondi ministeriali per la promozione della sharing mobility destinati alla TUA tramite la Regione, coinvolgerà i comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, Pineto, Teramo, Chieti, Ortone e San Vito Chietino. Un progetto che per l'assessore al turismo del comune di Giulianova, Marco Di Carlo, agevolerà l'utilizzo delle bici elettriche. Un bel progetto che abbiamo portato avanti da qualche mese, oggi appunto si vede concretizzato, collegherà facilmente le zone della città che sono adibite a parcheggio per una mobilità più sostenibile, quindi i parcheggi sia dalla parte alta della città sia del Lido saranno collegati con i centri cittadini, con le vie principali da nord a sud, proprio per dare questa opportunità a chi viene da fuori, può parcheggiare comodamente negli ampi parcheggi che ci sono in città e poi arrivare in centro comodamente in bici. Importanti sono i numeri dell'iniziativa, in totale sono 280 bike e 80 stazioni. Un progetto fatto in sinergia con la TUA? Sì, anche questo è un aspetto molto importante, grazie a un intervento della Regione Abruzzo, esattamente poi dell'assessore De Annuntis, c'è stata questa convenzione che è molto vantaggiosa per coloro che hanno già un abbonamento o il biglietto della TUA, possono utilizzarlo con una tariffazione molto ridotta, visibile tra l'altro sul sito, e per renderlo ancora più agevole. E il procedimento è semplicissimo. Il procedimento è semplice, allora partiamo, sono tutti prodotti italiani, quindi delle bici robuste prodotte in Italia, la ditta Vaimo è una ditta italiana e tra l'altro ha assunto 8 persone, questo sta a significare come comunque anche questi tipi di servizi producono poi anche a livello economico e sociale dei ritorni importanti sul territorio. Il funzionamento come avviene? C'è un QR code sulla bici, bisogna scaricare l'app che si chiama Vaimo, inquadrare il QR code e poi ovviamente si può da lì iniziare a girare. Cioè, con una tariffazione ovviamente bisogna abbinarci una carta di credito o di debito che verrà ovviamente poi utilizzata in maniera scalare e si potrà girare per la città, per le città anche, e l'unica cosa che abbiamo evitato il cosiddetto free floating, cioè le bici non potranno essere lasciate ovunque ma specificatamente negli stalli che abbiamo previsto, anche questo per dare ordine e decoro alla città.